Pietro da Cortona si merita questo, ha portato il nome di Cortona in tutto il mondo e la sua città deve rendere omaggio ai propri artisti. Pietro da Cortona è considerato uno dei padri del barocco ed adesso sarà protagonista del prossimo importante evento espositivo al MAIC. Investimenti importanti anche dal punto di vista economico, perché per l'amministrazione è uno sforzo importante, ma quello che viene investito in cultura ha un ritorno economico e turistico fondamentale. Come ho avuto modo di dire, non a caso anche gli stranieri che vengono in visita a Cortona poi finiscono per comprarci casa, quindi vuol dire che Cortona è una città accogliente che offre mille meraviglie, quindi siamo molto felici. Dal barocco ingegno Pietro da Cortona ai disegni di architettura del 600 e del 700 della collezione Gnerucci è il titolo della mostra che si aprirà il 18 giugno sino al prossimo 18 ottobre. Barocco è stata una forma artistica innovativa del 600, a cui ha partecipato sicuramente come figura di primo piano il nostro Pietro Berrettini, nel senso che ha rivalutato innanzitutto la materia, il disegno, la creatività e soprattutto tutta la parsimonia nell'uso del colore. La mostra, allestita tra le sale del MAIC, presenta una parte significativa della ricca ed inedita collezione di disegni di architettura del 600-700 raccolta da Paolo Gnerucci, scomparso qualche anno fa. Lui nell'arco di 40-45 anni ha raccolto materiale un po' di tutte le qualità, ma la cosa principale era la raccolta di opere di autori cortonesi.